Presentato stamane, giovedì 20 giugno, nella cattedrale San Matteo di Salerno, l'intervento di consolidamento al monumento funebre di Margherita di Durazzo, sito nella navata di sinistra a ridosso del transetto. Fatto costruire dal re Ladislao per la madre, morta di peste ad Aquemila di Baronissi nel 1412, dove si era rifugiata allontanandosi da Napoli per sfuggire al morbo, è un monumento che segue nelle linee essenziali quelle dei monumenti funebri gotici ampiamente diffusi nel 300. All'evento erano presenti tra gli altri Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, Antonio Falchi, funzionario responsabile del settore storico-artistico della sovrintendenza di Salerno, e Maria Pietro Feso Andrea, presidente nazionale dell'INRUIL. È un monumento prezioso della nostra cattedrale che presentava delle criticità per le quali era necessario avere un'attenzione particolare. È un monumento che ci racconta la storia, ci racconta la vita di una donna che è stata regina e che ha saputo vivere la regalità secondo il Vangelo. E la Chiesa ha questo compito, quello di custodire tutto ciò che è bello e che attraverso la bellezza veicola il messaggio del Vangelo e testimonia la fede incarnata nella storia. È un monumento insigne, questo da Margherita di Durazzo, regina di Napoli. Grazie ad INRUIL abbiamo potuto restaurare questo monumento, che poi meriterà ulteriori approfondimenti dal punto di vista del restauro, ma abbiamo messo in sicurezza il monumento. Un fenomeno di degenerazione dei marmi aveva messo in crisi la struttura centrale di sostegno del monumento stesso, si correva il rischio che potesse crollare. Quindi un intervento di INRUIL veramente formidabile, importante, che ci mette in sicurezza anche moralmente rispetto a questo monumento che abbiamo il dovere di conservare. Il lavoro è stato fatto con perizia, con capacità tecniche eccellenti, sotto la guida della sovrintendenza e della ditta Vassallo, che ha restaurato il monumento facendo oltretutto venire in superficie, nelle cariatidi che costeggiano l'opera, far venire in superficie una policromia. Si legge nel monumento anche che le cariatidi avevano dei colori che potrete apprezzare. INRUIL sta svolgendo questo attivismo civico, di cittadinanza attiva, si rende utile alla città con queste operazioni, con queste azioni, e credo che questo lavoro fatto nella cattedrale, che è il simbolo dell'unità dei salernitani, sia un lavoro che abbia questo ulteriore valore aggiunto. L'intervento è rientrante nell'ambito della messa in sicurezza più che di restauro vero e proprio, una messa in sicurezza che si è resa necessaria per un fenomeno detto di solfatazione dei marmi della pietra che abbiamo registrato grazie ad alcune indagini diagnostiche preliminari nella parte bassa del monumento funebre a Margherita di Durazzo. Aver individuato questa tipologia di degrado ha consentito di individuare materiali e metodologie di restauro più opportune possibili, che sono consistite nel dettaglio nell'applicazione di impacchi di idrossido di bario seguite da estrazioni di sali, diciamo, e da una pulitura più leggera, che hanno fatto sì che questo fenomeno di solfatazione venisse fermato, venisse bloccato, la pietra venisse consolidata e quindi non si perdesse più materiale che altrimenti sarebbe andato irrimediabilmente appunto perduto. Il lavoro, diciamo, adesso ci ha restituito un'opera che si conserva in maniera decorosa ed è propedeutico anche a pensare ad ulteriori interventi di restauro integrali, vero e proprio, dell'intera struttura, che sono ancora, diciamo, tutti da progettare, ma aver bloccato questo problema in atto ci mette, diciamo, più tranquillità per studiare un progetto con la dovuta attenzione.
Il lavoro, eseguito da Vassallo Centro Restauro di Montecorvino e Rovella, con la supervisione del settore storico-artistico della sovrintendenza di Salerno e finanziato dal club Inner Wheel Salerno, è stato selezionato dal Ministero della Cultura per la tecnica utilizzata nel recupero dell'opera e presentato al Salone Internazionale di Restauro tenutosi a Ferrara lo scorso mese di maggio. È stato un intervento un po' complesso perché non sono stati usati, non è stato standard come intervento. Abbiamo dovuto comunque confrontarci con la sovrintendenza, abbiamo dovuto confrontarci con professori per quanto riguarda i luminari, per quanto riguarda le applicazioni appunto di queste nuove tecniche, però siamo molto molto soddisfatti perché è riuscito alla perfezione. L'intervento in sé per sé, diciamo che senza considerare le analisi che abbiamo effettuato, che sono durate circa 30 giorni, è durato comunque più di 3 mesi e siamo sempre orgogliosi di quello che facciamo, però lavorare come qui nella nostra cattedrale, avere questo intervento su un importante monumento è qualcosa veramente di tanto diciamo, che rende veramente orgogliosi. Quando è arrivato il riconoscimento è stato proprio, diciamo, la ciliegina sulla torta, è stato selezionato come intervento, diciamo, uno dei più importanti e presentato al Salone Internazionale del Restauro di Ferrara. La sovrintendenza di Salerno a quel punto insieme a noi siamo andati a presenziare e siamo stati anche elogiati per l'intervento proprio dal Ministero. Noi abbiamo sempre nel tempo come club di Salerno, in questo momento io sono anche una socia del club di Salerno, ci siamo sempre operati per i restauri nella nostra città. In questa chiesa ci sono già altri monumenti che sono stati restaurati nel tempo. Il Sant'Antonio del Settecento, il quadro di Solimene, il panno di San Matteo e sopra 2 statue, quelle diciamo d'argento, che vengono portate in processione, perché noi riteniamo che il nostro impegno deve essere spietato anche nella salvaguardia del patrimonio culturale e artistico delle città.